Ecco qui il Tatsunoko Millennium Box che è uscito nel 2000 per la Takara e in copertina abbiamo un'illustrazione di Roberto Ferrari con i principali Tatsunoko Heroes tipo Kyashan, Tekkaman, Gatchaman, Polymar e Volter, che è stato proprio il cartone animato disegnato da Roberto, i cui character design compaiono i disegni di Roberto, creati proprio personaggi creati proprio da lui. Allora, il box contiene questo pamphlet che a breve vi andrò a mostrare. C'è una card, prendo la copia di mia sorella perché così c'è un basso rilievo di metallo. Questa card c'è un basso rilievo con le eroine, non so se si vede, tutte le fuemine del mondo Tatsunoko. Questa la vedrete meglio in foto perché da qui è un po' difficile. Poi c'è il videogame con Volter e insomma gli altri personaggi disegnati da Roberto, il videogioco Tatsunoko Fight. E che c'è qua sotto? Le figure. Praticamente tutti i pupazzetti, non ce la farò mai. Ve li faccio vedere. Devo fare così. Allora, sono qui dentro. Ci sono tutti i pupazzetti in metallo, sono pesantissimi. Questo è Gatchaman. Poi c'è Kyashan. Questo dei piedi. Polymar. È Polymar o Volter? Non lo capisco perché l'ho preso un po' male. E qui sotto c'è la base che va a formare, vi faccio vedere dal retro della scatola, dove ho messo la scatola, qua dietro, va a formare il cavalluccio marino della Tatsunoko e sopra si posizionano questi personaggi e viene insomma questa coreografia. Ecco qua, il retro della scatola sempre con l'eroina Tatsunoko. Sempre disegni di Roberto, sull'articolo potrete vedere l'immagine totale. E allora vado a farvi vedere il book. Ce la farò. Allora, qui c'è un'immagine di Pecuri con i vari personaggi. E poi qui cominciano tutti i disegni di Roberto. Diciamo che questo box vede all'80% disegni di Roberto, forse un po' di meno, però insomma, questi sono tutti i disegni di Roberto. C'è anche lui in una foto che gli hanno fatto scena, un'intervista, ve la faccio vedere perché ammetto che in quella foto non sembra neanche lui. Comunque è una foto vecchia, ecco qua, qui abbiamo Volter, che è proprio il personaggio disegnato da Roberto. Con l'intervista. Poi c'è il paginone centrale. Aspettate che è un po' difficile, eh? Tutti i vari studi, schizzi, disegni. Questi sono tutti fatti a mano, ricordiamoci che all'epoca il computer ancora non era diffuso. Vabbè che Roberto disegna a mano anche oggi, eh. Poi magari ripassa, fa clean up col computer, ma il disegno di base nasce sempre a penna, perché lui non usa le matite, fa direttamente a penna. Ecco qua, qui fa vedere le prime modellazioni 3D di Roberto, che si è dovuto imparare tutti i programmi da autodidatta. Quindi doppio merito, c'è tutta l'intervista, c'è lui con la felpa della Roma e vabbè, da buon romano. E queste sono alcune illustrazioni di Roberto che vedrete poi sul suo articolo, cioè su questo articolo. Insomma, ecco qua, qui c'è anche il mezzo di locomozione di Volter.
È un box sicuramente molto appariscente, pieno di roba, con 4B, e che consiglio a tutti i fan Tatsunoko, insomma, soprattutto fan di Roberto, perché c'è molto del suo. Io l'ho recuperato anni dopo sulle aste giapponesi, si trova anche a relativamente poco, insomma, è difficile trovarlo completo di tutto, sia di tutti i pupazzetti, a volte manca il book, a volte manca la card, quindi insomma trovarlo completo può diventare un po' difficoltoso. Io mi pare che il primo, quando lo presi, feci un po' un assemblamento con un box e un altro, no? Adesso non ricordo, comunque. A mano me lo sono completato. Comunque, questo è il box. E adesso andrò a girare l'altro video, quello con il Tatsunoko Heroes Collector Box, che è una cosa gigantesca e riguarda anche lì un box che riguarda disegni di Roberto, materiale raro Tatsunoko, sempre per anniversari e fuffa varia. Come al solito sono imprecisa e mi impappino perché non sono una brava videomaker e spero che voi soprassediate, insomma, perché puntiamo più al contenuto che alla qualità dei miei video. Ormai ci siamo capiti, non sono brava, facciamocene una ragione. E niente, questo è il Tatsunoko Fight Millennium Box, uscito nel 2000 per la Takara, e questo è un disegno di Roberto Ferrari. Ci piace? Ma sì.